il consigliere regionale Gaetano Valenti. Senta, io mi sono incuriosito un attimo, sa quando che c'era la canzone, l'inno nazionale, no? L'Italia chiamò e lei prontamente sì. Lo stesso sì, anche se l'Italia praticamente ha pagato tutti, come si dice, i debiti di guerra a favore vostro, no, a favore vostro, nel senso, con i nostri soldi, è sempre e pronto, con le nostre proprietà. Senta, è sempre pronto un sì così potente come prima? Certamente, l'Italia non si discute, l'Italia è una fede, l'Italia è un valore, quindi sì. Lo so che si scherzava in questo momento, ecco. È proprio per la voglia d'Italia, per conservare radici, per conservare cultura, che mio padre e mia madre ha preso tutti i figli e nel 48, perché noi siamo nel 48, siamo scappati da Parenzo, dall'Istria, proprio perché non c'era la volontà assoluta di essere piegati ad una politica che non era sicuramente quella che albergava nel cuore dei miei e dei miei fratelli. Io ero piccolissimo, sono esule da un anno, cioè con un anno e mezzo mi hanno portato via a quell'età lì, e ho imparato sera dopo sera con i racconti, come stava raccontando nel cabaret di questo pomeriggio, ho imparato che cosa significa avere delle radici così forti all'interno di un territorio che è sempre stato romano, veneto e italiano proprio come cultura, e tantissimi nomi anche di desinenze slave sono rimasti italiani proprio per il discorso della cultura. Senta, signor consigliere, ha visto che premio che Napolitano ha dato alla città di Gorizia, diciamo, no? Perché Gorizia ha saputo... Beh, ma non solo questo, voglio ricordare che Gorizia a livello nazionale, avendo due medaglie d'oro al valor militare, è una delle città che viene sempre messa in prima fila, quindi non è soltanto per il fatto che essendo sul confine assieme a Trieste ha dato chiaramente, ha ospitato una grandissima parte di noi esuli istriani, fiumani, dalmati. Ma proprio perché è una delle martiri della guerra di questo secolo che ci ha visti così messi sotto sopra in tutti i modi. E Gorizia è stata una grande madre per tutti noi. Due sindaci esuli. Anche questo è vero, ma questo significa... Uno abitava sopra di me, Questo significa che questa città ci ha dato la possibilità di essere integrati in maniera estremamente veloce, e noi l'abbiamo fatto con il cuore, con la gioia di mantenere quella linea che ci ha unito nei momenti più brutti. Ultima domanda, adesso la chiamo signor sindaco, perché lei in quell'epoca, mi ricordo benissimo, eravamo in Trasalpina, si sono aperte queste frontiere e io gli ho detto, ci sono aperte le frontiere, e lei mi ha detto, solo per un giorno. Beh, cosa dice lei stavolta? No, ma quella volta era solo per un giorno, adesso chiaramente abbiamo un mondo che è diverso, adesso non so dire se è diverso in meglio o in peggio, a livello economico stiamo andando non troppo bene così a livello europeo, speriamo che invece si incominci ad imparare a vivere in maniera europea, dovrebbero impararlo anche Germania e Francia, forse anche noi qualche passetto in più per cercare di capire che certe cose sono finite, e se vogliamo veramente essere fratelli così, fare un discorso europeo molto più ampio di quello che abbiamo fatto fino adesso, che riguarda soltanto interessi di carattere bancario ed economico. Va bene, senta, signor consigliere, ancora una domanda sola, velocissima. Senta, lei cosa pensa di questa politica che si nasconde dietro ai tecnici? Perché mi sembra che si nascondono, no? Ma basta vedere, c'è il nostro partito, il PDL, c'è il PD e c'è il centro che in questo momento stanno sorreggendo questo governo. Chiaramente questi partiti non sono riusciti, nel momento in cui erano alla guida del nostro paese, a dare le risposte che in questo momento invece, protestando ma votandole,
le stanno dando, quindi significa che perlomeno tre quarti delle cose che fa il governo Monti sono cose condivise sia da, chiamiamo, il centrodestra sia dal centrosinistra. E quando governava l'uno o l'altro non sono state fatte per sicuramente del così a livello trasversale c'erano la non volontà, c'era qualcosa che non andava bene all'uno, qualcosa che non andava bene all'altro, e adesso con i tecnici, tra virgolette, le cose si fanno digerire. Senta, per concludere cosa potrebbe dire adesso? Ai goriziani, alla regione, al mondo, perché noi ci veniamo tutto il mondo. Io posso soltanto dire che se noi 350.000 esuli in un periodo sicuramente economicamente peggiore di questo siamo riusciti assieme a tutti gli altri a venirne fuori, in questo momento non possiamo far altro che, diciamo, essere sicuri che verremo fuori anche in questo periodo, che sicuramente non è bello, ma sicuramente migliori di quello che abbiamo passato in quel periodo. Siamo stati bravi quella volta, sicuramente riusciremo a venirne fuori nuovamente bene. Allora, l'Italia? L'Italia chiamò? L'Italia chiamò e noi abbiamo sempre risposto e sempre risponderemo. Grazie mille. Finalmente abbiamo l'Usignolo, perché io faccio tanta fatica per riprenderla, sai, perché è nascosta, però si sente questa voce e la telecamera va direttamente là. Colpa mia, la nascondo io, ma è una cosa del tutto involontaria, e qui adesso la presentiamo in tutta la sua magnificenza, tutta la sua voce, tutta la sua bellezza. Tania Pellizzoni, eccola, ecco, voi signori. Che non ci sbagliamo. Senta, esatto. Comunque avete preso un premio adesso in comune, no? Come coro Sant'Ignazio. Sì. Avete visto tantissima gente che voleva che suonasse tutta la sera, che cantasse tutta la sera. Succede spesso. Era una cosa, ormai non so io. Succede spesso. Allora, cosa possiamo... pensavo, ma chi è sto soprano così bello? Eccola, vedi? Eccola qua. Bene, allora cosa vogliamo dire? Allora, per la città di Gorizia. Vogliamo dire che questa è una persona insostituibile all'interno del nostro coro. È la mia vice maestra, è disponibilissima nell'aiutarmi e nell'aiutare tutti i coristi, ed in più è una forza, è comunque un grosso, come dire, è la carta, forse la carta vincente in certe situazioni, sicuramente con tutti gli altri, però diciamo che non da soli non faremo niente, né io né te. Allora, ecco. Nessuno tutti sono utili, nessuno è indispensabile. Ecco, la forza nostra, se posso permettermi di dirti, sì, do del tu, sì. È che diversamente dalle mode imperanti, noi siamo veramente un coro. Il che vuol dire che questo è un gruppo di amici e di familiari, i quali cantano assieme, ma poi, finito di cantare, assieme se ne vanno a far festa, a mangiare, a far gite, insomma c'è una... Da divertirsi, dai. Esattamente, c'è un'attività... Buonasera a voi, grazie. C'è anche un'attività che va al di là del puro e semplice canto, e questo credo sia la forza del nostro coro, e più di qualcuno ce lo marca e comunque ce lo fa notare. Benissimo, allora senti, per concludere, somigliava che era così timido, no, quando che era sotto là, invece ha... No, ha una buona parlantina. Bene, no? Perché gli ho lasciato il posto di direttore. Ecco, allora senti, volete fare un bel saluto a Gorizia TV che salutiamo tutti, che veramente, no? Allora, tutti quelli che vengono dal coro Sant'Ignazio, il più grande e caloroso saluto a tutti voi telespettatori, con un arrivederci, a presto, e perché no, venite a trovarci al lunedì e al mercoledì sera a partire dalle 19:30. Noi siamo lì, le porte sono spalancate, non aperte. Grazie mille, di lei abbiamo sentito assai poco oggi, basta, avanza, però, così, però senta senti, no, sì, comunque, senti, sì. Il marito come va? Il tuo maritino come va? Cammina, no, dritto? Non ci resistono con me. Ah no, no, eh? No. Viaggia dritto come una scheggia, sì, no? Sì. Benissimo. Va bene. Io vi saluto, ciao. Grazie. Buon lavoro. Buona serata a voi. Ciao. Grazie, ciao.